Consiste esclusivamente in caso di estrema necessità. Restate a casa e andrà tutto bene. Siamo a Pinerolo in via Lequio 36 con il direttore diocesano della Caritas Rocco Anastasi. Con le nuove disposizioni viene chiuso il servizio pasti all'interno, rivolto ai più bisognosi. Come ha fatto fronte a questo problema, direttore? A seguito di queste restrizioni dell'emergenza del coronavirus ci ha in qualche modo messo in rilievo un problema che sostanzialmente chi ha sofferto di più questa emergenza sono i più poveri, perché uno, non riescono a codificare quello che sono le protezioni che in qualche modo lo Stato ci sta consigliando, e l'altro purtroppo perché tutti i servizi di prossimità tendono a chiudere proprio in dovuto alle restrizioni. Pertanto quello che noi abbiamo cercato di rispondere è al bisogno essenziale di riuscire almeno a dare o offrire un pasto sempre con le dovute cautele delle restrizioni. Pertanto ci siamo prodigati nel dover riuscire a produrre un pranzo al sacco che distribuiamo qui a questa finestra alle persone che comunque vengono a chiederci. Questo pranzo al sacco dobbiamo ringraziare sostanzialmente alcuni soggetti che sono la Caritas, che è il comune di Pinerolo, ma anche Italy, che ci sta offrendo beni che sono utili alla composizione di questi sacchi. Pertanto speriamo solo che questo periodo di emergenza finisca presto, perché non è più soltanto la povertà assoluta che sta soffrendo, ma comincia a diventare un problema anche e soprattutto per le povertà relative. Non ho paura perché sono protetta in tutti i modi possibili, non ho paura perché c'è una grata fra me e loro, per cui anzi, nel momento in cui passo loro il sacchetto con i panini non ho nessun contatto con loro, io do la borsa, loro prendono la borsa e finisce tutto lì, quindi molto meno contatto rispetto a prima. E questa è la cosa che mi pesa di più, non poter avere contatto con loro, perché prima la vera meraviglia era poterli abbracciare, cosa che non posso più fare. Io sono qui per abbracciare le persone, non ho nessun tipo di formazione e non mi pongo di essere educatrice o di salvare la vita a nessuno. Ho cominciato a venire qua per poter abbracciare le persone perché ho pensato che tutte queste persone che trovano in un modo o nell'altro un posto dove mangiare, un posto dove dormire, non hanno però più nessuno che li abbraccia, che li tocca. E io sono convinta che l'essere umano senza un contatto fisico, affettivo, si perda.